Barbara Pasetti esplose un colpo ad altezza uomo, da distanza ravvicinata e diretto verso la tempia sinistra, contro un bersaglio ignaro, tranquillo e fermo, perché seduto nell'abitacolo al posto del guidatore. Il colpo accidentale sarebbe stato plausibile se Criscuolo avesse tentato un gesto improvviso, ma nulla di tutto ciò è stato riferito dall'imputata. La Pasetti si era certamente prospettata l'evento morte come conseguenza della sua condotta. Si deduce dal colpo esploso verso il capo e dall'avvicinamento dell'imputata alla vittima. Queste sono le parole pronunciate dal giudice Pasquale Villani del Tribunale di Pavia nelle motivazioni della sentenza che ha condannato Barbara Pasetti a 16 anni di reclusione per omicidio volontario, occultamento di cadavere, detenzione illegale di arma da fuoco e tentata estorsione. Barbara Pasetti, una fisioterapista di Pavia, l'8 novembre 2021 uccise Luigi Criscuolo, noto come Gigi Bici, un ex ciclista, sparandogli nel cortile della sua tenuta. Successivamente la donna occultò il corpo e tentò di depistare le indagini, culminando nell'arresto. Il giudice ha concluso che il colpo non fu affatto accidentale, come la donna aveva affermato, ma piuttosto fu sparato con chiara intenzione di eliminare un individuo che per l'imputata costituiva un problema. Il magistrato ha però ritenuto che l'omicidio non fosse premeditato, bensì il risultato di una serie di scelte contingenti. Questo giudizio è supportato dal fatto che sono stati impiegati mezzi improvvisati per occultare il cadavere. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che il grilletto è stato premuto in modo deliberato. Scrive: «Il deliberato intento della Pasetti di uccidere Criscuolo si evince dall'arma utilizzata, una rivoltella priva di matricola e perciò non identificabile, perfettamente funzionante e appositamente portata fuori di casa dall'imputata, nonché dalle modalità di esecuzione». Per quanto riguarda la dinamica dell'omicidio, il giudice ha aderito alla versione proposta dai pubblici ministeri Andrea Zanoncelli e Valentina Terrile. In altre parole, secondo la loro tesi, Barbara Pasetti ha ucciso il commerciante nel cortile della sua abitazione, sparandogli un colpo in testa, mentre l'uomo era seduto nella sua auto con il finestrino abbassato. Il cadavere è stato successivamente trascinato fuori dalla tenuta, utilizzando delle corde legate all'automobile. L'arma del delitto, invece, è stata occultata all'interno della casa, in una nicchia. Il giudice ha sostenuto che Luigi Criscuolo si era trasformato in un ostacolo alla realizzazione dei piani dell'imputata, cioè l'intenzione di dare una lezione al suo ex marito. Gigi era stato ingaggiato per questo motivo. Nel corso della sentenza, il giudice ha anche suggerito che la vittima potrebbe aver visitato Barbara Pasetti chiedendo ulteriori richieste economiche. Barbara Pasetti inanellò una serie di fantasiose ricostruzioni volte ad allontanare da sé i sospetti. Sosteneva di non aver mai conosciuto né direttamente né per interposta persona la vittima. Desta sconcerto che la Pasetti non abbia esitato a strumentalizzare suo figlio, mentendo. Non esitò infatti a ribadire la fandonia secondo cui fu il figlioletto a imbattersi nel cadavere. Però lo stesso bimbo la smentì. «So che si dice che io stavo giocando a pallone in cortile e che ho trovato il corpo, ma non è così, l'ha trovato mamma». Infine, il giudice ha fornito una spiegazione dettagliata dei criteri utilizzati per determinare la pena. La base prevista per l'omicidio era di 22 anni, ma è stata ridotta a 19 in quanto sono state riconosciute a Barbara Pasetti le attenuanti generiche, considerando la sua confessione. La pena è stata successivamente aumentata a 24 anni a causa delle condanne cumulative per tentata estorsione, detenzione illegale di un'arma clandestina e occultamento di cadavere. Grazie al rito abbreviato, la pena è stata ridotta di un terzo, portando la condanna finale a 16 anni. L'avvocato Yuri Lissandrin, che rappresenta Katia Criscuolo, figlia di Gigi Bici, ha commentato: «La sentenza ripercorre tutte le tappe del castello di fandonie innalzato dalla Pasetti. La strumentalizzazione del figlio la dice lunga sui suoi disegni criminosi, culminati con l'assassinio del povero Gigi e andati avanti anche nei giorni successivi.
si conferma quanto da noi sempre sostenuto, ossia che non si è affatto trattato di un delitto di impeto o tantomeno accidentale, ma di un vero e proprio deliberato omicidio, voluto senza se e senza ma. Adesso proseguiremo in sede civile per ottenere un risarcimento.